Bene, allora questa sera noi mangiamo lo sgombro al carciofo. È una ricetta semplicissima. Lo sgombro è un pesce molto saporito e molto economico. Fa parte della famiglia del cosiddetto pesce azzurro. Con pesce azzurro si intende un pesce che ha il colore azzurro bluastro della pelle e che si trova in abbondanza nel mare Mediterraneo. È un pesce molto buono e che fa molto bene, perché contiene l'omega 3. Questa mattina io ho comprato due sgombri freschissimi, appena pescati, nella mia pescheria di fiducia. Gli ingredienti della ricetta sono aglio, limone e rosmarino. Allora, Paolo ha già tagliato il limone, abbiamo già tagliato l'aglio a fettine e abbiamo lavato il rosmarino. Bene, adesso bisogna pulire gli sgombri. Lavoro da uomini. Bisogna aprire lo sgombro, aprire la pancia dello sgombro in modo da togliere l'interiora. Una volta tolta l'interiora, si dà una sciacquata. Paolo è molto scrupoloso. Sta pulendo molto bene il pesce. Perché una cosa importante è che non rimangano dentro tracce dell'interiora. Perché altrimenti si rischia che tutta la carne prenda un fastidioso sapore amaro. Questo è l'altro sgombro. Paolo, come sono questi pesci? Ah, Freschi? freschissimi. E da cosa si vede che sono freschi? Hanno ancora le alghe in bocca. Ancora Paolo. Ok, adesso procediamo. Asciughiamo un po' il pesce. La preparazione è semplicissima. Ecco, Paolo sta asciugando il pesce.
anche dentro, in modo che non rimanga dell'acqua. Adesso mette qualche fettina di aglio dentro la pancia dello sgombro, il rametto di rosmarino, ok, e adesso con l'alluminio prepariamo il cartoccio. Ci vuole anche qualche goccia di limone. Ok, adesso Paolo spreme il limone. Cartoccio è fatto. Passiamo al secondo. Sgombro. Fettine di aglio, rametto di rosmarino, cartoccio, limone. Bene, pronti. Adesso inforniamo a 200 gradi per 20-25 minuti. Bene, vi farò sapere come sono. Grazie Paolo. Prego.